non interessa la forma, mi interessa la sostanza. Ho scritto mentre ero in aula, sentivo robe strane al presidente Draghi. Sono a disposizione per incontrarlo da oggi in avanti quando vuole, perché sarebbe un errore rifinanziare il reddito di cittadinanza e tagliare le pensioni. Quindi se non vuoi chiamarla quota 100 e vuoi chiamarla con un altro nome, va bene, l'importante è che dal 1 gennaio non ci siano scalini, scaloni, riavvicinamenti della Fornero, venga garantito il diritto alla pensione dopo una vita di lavoro ai lavoratori precoci, alle donne, ai lavoratori usuranti, ai dipendenti delle piccole e medie imprese. Se si vuole fare un discorso sul comparto pubblico che in alcuni casi è sguarnito di personale, facciamolo, però leggere di 3, 4, 5 anni di scaloni dal 2022 in avanti non è assolutamente utile a un paese che si sta rialzando. Quindi, finita la parentesi giudiziaria, noi stiamo lavorando sulla manovra economica, chiederemo al governo che gli 8 miliardi di taglio di tasse diventino anche di più, a partire dai più colpiti dal Covid, quindi partite IVA, autonomi, liberi professionisti, precari, artigiani, commercianti e quindi i privati. Chiederemo di innalzare il tetto della flat tax fino a un fatturato di 100.000 euro. Chiederemo che l'eco bonus del 110% che è stato rinnovato per tutto il 2023 per i condomini e le città venga esteso anche ai paesi, ai piccoli comuni e alle unità singole. Siamo sulla buona strada, i dati economici sono positivi, il Covid sta arretrando e la salute sta avanzando. E quindi intervenire a gamba tesa sulle pensioni non mi sembra il modo migliore per far rialzare il paese, anche perché ricordo che 400 ha dato lavoro anche a centinaia di migliaia di giovani. Ma come sempre abbiamo fatto in questi mesi, anche su questo troveremo l'accordo del Presidente.